Buongiorno, buongiorno. Ci siamo, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Venerdì, Double News del venerdì. Oggi sì, in formato ridotto. Sì, oggi sì, ci sono tutti. Abbiamo delle defezioni. Sì, allora, un abbraccio a Raimondo della Cometa. Sì. Raimondo Cometa. Raimondo Cometa, sì. A Raimondo Cometa, sono l'uomo sì. Più ballerino d'Italia. Dopo che ha dichiarato qui, ha confermato qui di essere stato alla Cometa a ballare, sì. Lo stanno cercando un po' tutti i giornali. No, noi, devo dire, chiediamo un tampone qui sì. Direttamente al Melchioni Caffè. Sì, noi faremo qui la quarantena. Sì, ecco. Se c'è qualcosa ci troverete qui per tutto il periodo della quarantena. Intanto, voi siete tra le lenzuola, between the sheets. Ecco. Sono allora. Tanti personaggi tra le lenzuola stamattina. Sì, sì, ci hanno detto, sì. Ah, Andrea Scotto ha vinto, Ha vinto lui oggi? Sì. Mi dispiace per altri, ma Andrea... Allora, questa mattina è coperto e ci sono 5 gradi, corretto? Sì. Non è freddissimo. 4, mi dicono. Però, sai, dipende qui dove è il termometro, anche a nord, a sud... No, buona giornata Andrea, benvenuto. Buongiorno anche a te e buongiorno a Roberta Boido, che ecco. È nostra coperto, signora. 4 gradi, ecco. Facciamo anche le notizie on demand. Ecco, che lei sappia, sì. O magari lo chiediamo in diretta, magari ci dà una risposta. Da Boido c'è della mucchina. Della mucchina, no. Insomma, del detergente. No, non c'è. Non c'è. Reale, no? Lo vorrei. Se del Wilson. Posso, proprio di quelli inglesi. Certo, inglese, Wilson ci manda la mucchina reale, sì, quella che dopo tutta un'altra roba, la regina. La regina. È diventata quell'età. Sì, certo, guarda con tutte le tragedie che avrà passato lei, lei le ha viste proprio tutte. Le pestilenze del mondo. Sì. Lei le ha viste proprio tutte, quindi gentilmente vorrei chiedere a Roberta di, se può, di darci la mucchina reale. La mucchina reale. Intanto vi facciamo vedere i giornali. Corriere della Sera, prima pagina. Buongiorno. La Stampa. State per giocare di nuovo. Non mi interessa. Non mi interessa. Io sono per tutti gli sport minori del Piemonte. Il piccolo. Buongiorno Marello, grazie. Grazie, come grazie, vedi Marello. È qua, Ci siamo. È qua Alberto, è qua. Il sì. Piccolo Forover. Come dice. Andrea Scotto di questi giorni buona giornata non è più di un semplice augurio. Ecco, vorrei leggere subito carta vetrata perché non so perché ma mi piace. Bene. Eccolo qua. Ma ve la immaginate la quotidianità di Renato Balduzzi al tempo del coronavirus? Non è più ministro della sanità, non è più membro del CSM, nessuna lezione all'università, nessuna presentazione di libri, nessun convegno, nessuna conferenza. Gli restano solo la vaporosa chioma da democristiano e l'immancabile ciclo di lampade abbronzanti. Allora, sottoscrivo immediatamente, anzi, guarda, voglio fare una cosa. Buongiorno a Gabriele Ferretti. Benvenuto Gabriele, benvenuto. Voglio metterlo online. Allora, le notizie di, come sempre, sui giornali, almeno metà del fogliato parla di virus. Sì, certo. Ieri, cosa importante è... la Meloni. Di non sottolineare, di non sottovalutare la comparsa in televisione di Mattarella. Il fatto che abbia fatto un saluto agli italiani. Un intervento agli italiani su tutte le televisioni non suona bene, non per la gravità del virus, perché più o meno è quello, è sulla capacità di comunicazione e di gestione del problema da parte del nostro governo. Notizie che vengono smentite subito dopo, che vengono date in maniera distorta o enfatizzazioni. Sì, gli ha un po' detto, oh ragazzi. Ha fatto vedere, cioè è intervenuto uno su Parapartis che ha spiegato che la situazione. Tra l'altro è intervenuto su delle cose che normalmente sono cose, come si dice, di quotidianità, dove il presidente non interviene. Ha voluto far pensare, far capire alla gente che non cambia nulla della quotidianità. Allora,
Buongiorno a Fabio Corbia, buongiorno. A Davide Giacobbe. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno giovani. Sì. Ciao. No, allora, se stai prendendo in giro lui, io lo sono e quindi ti ringrazio, ma se stai prendendo in giro lui a me non va bene. Guarda che è il mio socio, non lo puoi prendere in giro in questo modo. Lui è anziano vero. Io sono... Poi salutiamo anche Sergio Giordano, ma no, soprattutto Anna. Buongiorno. Anna, buongiorno. Allora, Mattarella chiede unità, seguiamo le indicazioni sì. del governo e degli esperti ed è normale preoccuparsi, no ad essere motivati. Effettivamente si sta vivendo sotto una cappa di incertezza, soprattutto di preoccupazione, che sta fermando un po' tutte le attività giornaliere del vivere. Ci sono dei servizi anche molto importanti sul ANPI, sui giornali, che fanno vedere Firenze vuota da turisti, Venezia vuota, Milano senza più nessuno, neanche davanti al Duomo. Cioè la situazione sì. Sta veramente scappando di mano e a questo proposito vorrei cominciare a citare, ne parleremo di nuovo dopo, una campagna che ha lanciato l'ASCOM e l'ASCOM di Alessandria, soprattutto in prima fila. Buongiorno anche a Carlo Biscardi. Love Italia, comprate italiano, venite nei negozi italiani e non lasciate sole le piccole imprese, le piccole botteghe. Sono quelle che... Cos'è questa immagine? Questa è l'immagine della campagna che vedrete un po' su tutti i giornali, un po' ovunque da parte di ASCOM, ne parleremo la prossima settimana con la direttrice. Allora, Gabriele Ferretti ci dice, Balduzzi ha contribuito con il governo Monti ai tagli alla sanità di cui oggi ci... probabilmente ci pentiamo, ci pensiamo, ma insomma. Carlo Viscardi, buongiorno anche a te Carlo. Sì, ma in effetti pentiamo, infatti sei corretto, pentiamo. Rosalba Cugnolo, buongiorno anche a te Rosalba. Balduzzi è quello che si dice un fenomeno, nel senso che ha fatto poco quando era lungo un partito. Scusa, possiamo anche salutare tanti secondi comunque. No, adesso mai è fermato, perché è dove sono? Direttamente dal Kenya. Oh là là! Per questo che... Dal resto del mondo. Dal resto del mondo. Buongiorno, Morea Tomasi. Buongiorno, un super cuoricione. Morea, buongiorno. Ma buongiorno. Dici com'è lì la situazione. Temperatura. Dici come vivi la tua... Immagino, sarà durissimo. Un saluto da Malindi. Cioè qui veramente sarà durissimo, a 30 gradi in piscina penso che sarà durissimo. E qui porca miseria, benvenuta. Porca miseria, questo è uno scuppone. Uno scuppone, sì, facci sapere. È confinata a Malindi, povera bambina. E fa la quarantena? Fa la quarantena, l'hanno... Mi dispiace proprio tanto. No, devo dire che dall'Università di Pavia l'hanno con un volo speciale mandata a Malindi. Fa l'Erasmus a Malindi. No, la quarantena. Adesso intanto la quarantena, sì, poi forse anche l'Erasmus. Cosa di peggio nella vita? Cosa? La situazione è molto tranquilla ancora. Sì, sì. Sì, per forza. Allagando ancora lentamente o comunque la comunicazione non è adeguata. Molto caldo. Rosalba Cugnoli, l'avevi salutato? Sì, sì. Vuoi salutare anche tu? L'ho già salutato. Ah, bene. Adesso andiamo avanti, ma Morea non ci abbandonare che magari tra un po' ti chiamiamo perché ci spieghi qualcosa. Ci spieghi come si fa la quarantena. Quindi, dicevamo, il turismo e i negozi, i bar, poi ci sono anche un servizio sul piccolo, ne parleremo anche dopo, sono tutti abbastanza con le ali basse, come si dice nella nostra parte, un po' in difficoltà. È calato addirittura l'inquinamento a PM10, quindi vorrei chiedere agli amici delle 5 Stelle che cosa è successo, cioè, la gente non usa più le macchine, le auto le vedo usare tranquillamente, è che chiudendo le scuole e gli uffici pubblici certo. Che hanno nelle caldaie a naftone, forse tranquillamente tale. Salutiamo anche l'assessore Pier Vittorio Cicaglioni. Buongiorno assessore, benvenuto. Buongiorno. Quindi il piano da 7-5 miliardi di Conte, allora si parlava di 3 miliardi e 6, sicuramente insufficienti, ora chiedono di arrotondare, avremo 7 miliardi e mezzo. Sono assolutamente insufficienti ancora, quello è palese, ormai si parla dai 20 ai 30 miliardi la necessità immediata. Si lavorerà sicuramente per i mutui, per finanziare dei provvedimenti per le piccole imprese, gli artigiani che sono in grande difficoltà,
Probabilmente si cercherà di ottenere una moratoria sui prestiti bancari. Sapete che le banche appena non gliene frega niente se tu hai dei problemi per il coronavirus, ti chiedono subito di rientrare e penso che la prossima settimana saremo pensati così. Ecco. Quindi c'è un intervento a favore delle famiglie, probabilmente dei sostegni alle famiglie che hanno bisogno di babysitter, perché sapete che i ragazzi sono a casa da scuola, iniziative per il telelavoro, teleconferenze anche per le scuole. Insomma, c'è una grossa parte di questa provvisione di investimento per la sanità. Parliamo di provvisione di investimento perché comunque noi dobbiamo dipendere dall'Unione Europea, dalla Commissione che ci autorizzi questi sforamenti e, detto tra noi, Germania e Nazioni del Nord non possono essere meno interessate di quello che succede da noi che mai. Allora, tentiamo un collegamento, un collegamento con Malindi. Ecco, per chi fosse interessato, mentre tu fai quello, a Novi Ligure la Protezione Civile sta cercando dei volontari per portare un supporto agli anziani che sono soli. Chi fosse interessato si mette in contatto con noi, vi diamo il numero di Andrea Scotto che si sta interessando di questa cosa. Allora, nel frattempo... Oppure contattare direttamente la Protezione Civile di Novi Ligure, questa è un'attività a favore di bene. Certo. Servono molte mani, non sono lavori particolarmente qualificati, quindi chiunque può andare a aiutare queste persone. Allora, nel frattempo, come promesso... Alberto Guacco, buongiorno. Chiamiamo Maurizio Milani dalla... Sì, dalla Zona Rossa. Non ancora. Maglietto, buongiorno, benvenuto. Quindi dice Giuseppe che nessun salto del buio, l'Unione Europea capirà, abbiamo già detto prima come sta capendo. Allora, un riassunto leggero e rapido avevamo già date sulle iniziative previste dal governo anche con questi fondi, c'è anche il congedo speciale per chi ha figli, oltre al bonus per le babysitter. E lavoro a distanza anche senza accordi aziendali, perché come dicevamo anche ieri in Italia è tutto normato, anche la possibilità di lavorare da casa, quindi si potrebbe fare senza cambiare il contratto di lavoro. Ecco, non si possono fare, sono state interrotte dal Kenya non solo i voli per rientrare in Italia, anche le telefonate. Sì, poteva portare il virus in Italia. Sì, perché dal telefono può arrivare via Doppino e via Etere. Ci sono delle fialette, però capisco che insomma. Allora, intanto un'altra delle iniziative che non ho citato è un bonus da 500 euro per gli autonomi e i professionisti. Purtroppo 500 euro quando la banca ti chiede di rientrare sembra una presa in giro, però comunque soldi. Allora, ma se fosse vero che il picco europeo, cioè non il picco, che l'untore zero in Europa tedesco è amico della Merkel. Sembra che sia lui. Di un'azienda anche nota, anche in Italia, Webasto, azienda automotive, eccetera. Dove un cinese è andato lì, gli è andato a trovarle, dice: ma vengo a trovarle, tutti, ma sì, vieni a trovarle. Questo a dicembre. Sì. Prima di Natale, poi i 15 giorni di Natale, questo. Poi, infatti, i primi casi in Germania, non raccontati. Il problema dei manager, magari neanche riconosciuti, il problema dei manager comunque si deve muovere per lavoro. Quello cinese? Spesso, no, quello europeo. Ah, anche quello europeo. Cioè, no. Chiede che... No, perché sennò puoi andare sempre a Malindia a fare la quarantena. Sì. Noi in alternativa rimaniamo qui al Melchiorre Caffè, sì. Con Cuoco. Cuoco e shaker e barista di altissimo livello la sera. Sì. Vuol dire ci potete vedere dalle finestre, noi terremo tutte le... Volete fare una quarantena senza un cocktail di quelli adeguati? Guardate, da fuori ci potete guardare. Sì, c'è Gulliver, c'è questa vetrina. Gulliver ci metterà a disposizione... Sì, l'idrata alimentare. Sì, lì, sulla soglia, sulla soglia noi non li apriamo, sulla soglia, e facciamo questa quarantena volontaria. Ci tocca mangiare il menù del
stare qua. Del Melchiorre Caffè. Sì, il Melchiorre Caffè ci cambia menù tutti i giorni. Sì, per forza. Poi abbiamo sopra la palestra. Sì, un po' di... per fare un po' di movimento. Insomma, noi pensiamo che non sia come fare la quarantena, ma lindi, ma... Giorgio, ripeto, si è messo in montato, buona giornata, e ora si fa una risatona dal... Già, bello, bello te, siamo lì, tra, che dice, ah, sono andato, ero a Pavia, sono andato a ballare alla Cometa, poi... Ah, ecco, abbiamo un ascoltatore abituale, Giorgio Repetto, che ci chiede, la luce del venerdì dov'è? La luce del venerdì probabilmente è in quarantena. In quarantena. Adesso proviamo a chiamare anche lei, vediamo. Proviamo, sì, ma la quarantena la fai dormendo fino alle 9 di mattina, quindi... Ma vediamo, vediamo. Vabbè, oggi è venerdì, quindi dovrebbe esserci anche la nostra... Jenny. La nostra Jenny Natagliani, ma sembra che abbia avuto una ricaduta del coronavirus. Sì, il coronavirus. Sapete che ha avuto già anche quello nell'inverno e sembra che sia che abbia una ricaduta, aveva un po' di febbre ieri. Vabbè, le facciamo tutti gli auguri del mondo. Sì, no, la svegliamo anche, cioè, svegliamo. Guarito 1 su 10, altre 41 vittime, Bergamo, due paesi a rischio di chiusura, 3.858 i contagiati fino a ieri sera, c'è una crescita di almeno 700 in un giorno, la crescita è geometrica come si raccontava, lo stesso sta capitando anche in Germania e in Francia, in America non fanno i tamponi, quindi non, come dice anche Vasco Rossi, ha detto sì? Cosa ha detto? Che in America non si sa quanti sono i contagiati perché non fanno i tamponi. Già, ha ragione Vasco. Non è quanti giorni che lo diciamo. Ci segue, Ah, per quello. Certo, mi ha detto Marco, posso darla io la notizia, vi dispiace se vi appoggio, ecco. Bella quella linea, sai mica dove la posso trovare? Ma che devi fare, non c'è niente. E così, proprio di scena. Sì. Sì. Vabbè, la trova lui gli serve. Vabbè. Magari è amico di Rosso, di Diesel, magari l'ha fatta apposta. Mascherine e zone rosse, la lotta al Covid-19, qua ci sono tutte le notizie. Salutiamo gli amici che ci daranno cibo per la quarantena che facciamo al Melchiorre Caffè, direttamente il Gulliver penserà alla nostra sopravvivenza qui al Melchiorre Caffè e noi gli passeremo i caffè decontaminati. Decontaminati. Eh? Allora, mentre... Cosa c'è? Cercavo di andare avanti con le notizie. Ecco. Questo è il decalogo ha pubblicato il nostro governo con tutte le prescrizioni, la distanza di un metro, non baciarsi, non lavarsi le mani il più spesso possibile, questo non l'aveva ancora detto nessuno. No, ma è bello perché dicono tutte cose nuove. Tutte cose nuove. Sembra che a Bergamo si stia espandendo fortissimamente il contagio, per cui possa rientrare, questo è il loro timore di rientrare in una zona rossa e sappiamo, abbiamo parlato anche con Maurizio Milani all'inizio della settimana, cosa vuol dire essere lì con il cestino del cibo posato davanti a casa. Tra l'altro Maurizio Milani doveva essere qui con noi, probabilmente ha un imprevisto perché ha il telefono staccato. L'ipotesi di chiusura fino al 3 aprile per le scuole, lo decideranno i medici, per ora sono chiuse fino al 15, ma si deciderà a fine settimana probabilmente cosa succederà. Il problema è anche quello di vedere l'espansione di questo contagio al sud. Sapete che al sud la sanità è su base regionale, al sud sono sempre stati governati in maniera a dir poco folcloristica. La descrizione è quella. Per cui si teme che i pronti soccorso e gli ospedali in genere non siano attrezzati per poter reggere a un virus del genere. Poi se per caso non li curassi bene, quelli ti spaccano il pronto soccorso. Perché... Beh, insomma, fanno delle modifiche, non è che fanno delle modifiche. No, ieri sera ho sentito che stranamente Del Debbio intervistava il padre di quel ragazzino morto. Sapete che noi non ci occupiamo della cronaca, quella più violenta, quella, perché non ci piace, ma questo santuomo in attesa di giudizio. Sì, no, vabbè, insomma, ha fatto 4-5 rapine come suo figlio con lo scooter. Ma in tempi passati, sì, ha detto che lui 2009, il suo debito l'ha pagato. Dopo 10 anni ancora lì che... No, adesso prende il reddito di cittadinanza. Beh, certo, penso, è logico. Salutiamo anche Marina Motta. Buongiorno. I delinquenti stanno prendendo tutto. Simpatica Marina Motta. Buongiorno, sì.
vicino. Anzi, guarda, te lo mando subito. Lo metti elettronico così che ho sentito la vita. E devo dire che l'OMS adesso ci dà una notiziona. Si prepara la pandemia. Il virus non si può più bloccare. Ma scusami, io sono ignorante, ma so che tu sei appassionato di medicina. C'è un medico, come dire, mancato. Sì. Ho quel piccolo problema che il sangue gli fa venire. Sì, no, no, ma per il resto. Allora, ma voglio dire, ma chi poteva pensare di bloccare un virus così virulento di questo tipo? No, la previsione dei primi tempi era quello di riuscire a rallentarne l'espansione geometrica. Avrete letto tutti sui calcoli che vengono fatti per ipotizzare la crescita dei contagiati, e si pensava che le iniziative prese in ritardo proprio per quel motivo poco efficaci in Cina, poi nel resto del mondo, potessero fermarlo. Invece si vede che ormai è uscito dalle maglie di contenimento. Ripetiamo, non sappiamo in America quanti sono, 14 morti sembra per coronavirus, ma per cui adesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità è preoccupata. Se dichiarassero la pandemia, vorrebbe dire che un virus può colpire tutto il mondo, comunque ha colpito un numero elevato di nazioni, i problemi sarebbero gravissimi, perché avrebbero chiuso tutti i collegamenti da una nazione all'altra e ci sarebbero delle provvidenze molto molto restrittive. Ho paura che andremo davanti a un futuro veramente negativo. E dopo le emotività, adesso la ragione per cui si è primato, qua c'è l'intervista del Corriere della Sera, ricordo, a neurochirurgo Maira, che spera sempre che il cervello riesca a reagire. Il bombardamento di notizie che stiamo dando. Se andate sulla stampa, a pagina 4 vi spiegano cosa significa dichiarare il contagio globale. Ecco, c'è tutta una serie di domande e risposte a cura di Nicola Pancera. Le prescrizioni che seguono alla dichiarazione di pandemia. Vorrei salutare anche Stefania Luce Cartesegna e Fabio Neirotti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Primo contagio europeo, come dicevamo prima, via Germania, io sto seguendo l'allarme di Berlino. Il governo che viene al referendum, sì, ieri è stato dichiarato. Tutti dicono le stesse cose. Sì, Camera è seduta solo il mercoledì, perché il mercoledì non, il virus non va a Roma. Mercoledì. L'avessero fatto il giovedì, qualche rischio c'era. Solo mercoledì. Only one day? Only one day. Io sto parlando a margine di questa decisione del referendum rinviato sine die, e quindi probabilmente anche tutte le prossime elezioni, anche regionali, che si sarà voluto tenere tra aprile e maggio e il resto. Vorrei dire che è manna che cade dal cielo per 5 Stelle o per gli altri che sono sicuri di essere rieletti. Certo. Perché non andremo mai più alle elezioni, così siamo in una democrazia in questo momento sospesa. E quelli che si stanno godendo uno stipendio senza averne merito, o essendo destinati al sacrificio, lo stipendio continuano a prenderlo, vanno solo il mercoledì. Lavorare un giorno alla settimana è dura. Per 17.000 euro al mese è dura. È dura. 4-5 giorni al mese? Tutti i mesi, perché a volte c'è anche poi Pasqua, un po' di festa, un po' di. Vai, adesso non andare a vedere quando giustamente devono far festa. Ah, giustamente. Sì. Lavorano già un giorno alla settimana. Lavorano già tanto, quindi puoi fare. Ecco, e poi guarda che qualcheduno, per esempio, di loro, adesso io non voglio far nomi, sì, ma l'hanno visto la cometa. Ah, quindi. Non voglio far nome, tu hai già capito a chi sto pensando. Assolutamente. A uno che è venuto anche qua facendo finta che lui alla cometa non c'era andato. È venuto con la moglie. È venuto con la moglie, sì. Spero che non abbia contaminato anche buongiorno, lei. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Un cuoricino a tua moglie. Un cuoricino alla signora. Bene. Buongiorno Massimo Berruti. Io qui a pagina 10. L'untore del Senato. A pagina 18 ho definito le notizie sul virus. 17 pagine di notizie portano anche male. No, fermati. Vai avanti tu. No. Fermati. C'ho notizione. Ecco. È pace sulle nomine delle 7 partecipate in gioco, resta MPS. L'emergenza blinda i vertici di Enel, Leonardo, Poste, Terna, Enav.
Le conferme del premio del ministro Gualtieri, si va verso la continuità. Sono d'accordo. Ecco. In questo caso sono assolutamente d'accordo con il ministro, avevo paura che facessero di salutiamo anche Barbara Rizzi. Cosa succedeva? Buongiorno Barbara. In questo periodo c'era la scadenza, quest'anno è importantissima scadenza di partecipate veramente grandi dello Stato, dove il governo ha dovuto decidere un avvicendamento. Direi che il buon senso in questo caso ha prevalso, sembra strano, ma i politici hanno deciso con buon senso mantenere i vertici anche magari un po' ridotti, azzuppati, con un po' meno poteri, ma è importante anche per i mercati e per clienti e fornitori. Posso cambiare, qui stiamo parlando, siamo arrivati allora. Buongiorno, quando dicevo Bancolini, buongiorno. No, ci abbiamo anche alle camera. Alle camera, mamma mia. Mamma mia. Ormai da quando ha cambiato il giorno con la notte? Sì. Perché adesso lui fa concerti di giorno. Ah, notizia, visto che c'è alle camera, notizia importante, sono stati rinviati i prossimi due concerti della rassegna Canti di Cappello al Cinema Cristalli, probabilmente sono solo a data da destinarsi, ma probabilmente sono solo rinviate. Ale è pronto col suo staff. Infatti è data da destinarsi, non è inutile fissare delle date. No. Ale, prendi la macchina, vieni qua un attimo. Perché Jenny è contaminata. Sì, Bubone sì. Anche. Sì, abbiamo finito. Noi stiamo finendo tutti i nostri ospiti. Siamo noi i vittori, quelli che vengono qui sì. No, uno va alla cometa. L'altra 300 cavalli. 300 cavalli attaccano anche delle malattie. No, contatti con la Cina. 300 cavalli è uno che vai, viene dalla Cina. Sì, così. Commercio cose che probabilmente vengono dalla Cina. Quindi... No, ma lui se li fa portare da un cinesino adesso. Ah, ecco. Sì, perché non è sicuro. Li lascia davanti alla porta. No! Lo si abbraccia, diciamo. No, non un metro. No! 300 cavalli, è velocissimo, fa l'abbraccio, ha dei comportamenti rischiosi. Ma chi la paga è Jenny. Posso dunque parlare? Adesso c'è il grosso problema, questo viene minimizzato per via del virus, ma se avesse un pochino male avrebbe avuto tante pagine dei giornali. A confine tra Turchia e Grecia si stanno schierando le polizie sia turche che greche, quindi lì si rischia una crisi internazionale veramente importante. I greci assolutamente non vogliono farle entrare, i turchi assolutamente li vogliono far uscire. Una domanda che ho letto su internet ieri e che vorrei che tu, che sei più intelligente di me, mi raccontassi. Perché l'Unione Europea ha dichiarato ieri che non si può permettere a questa gente di entrare in Grecia, perché non può entrare chiunque così con questi flussi incontrollati. Quando vengono in Italia invece dobbiamo prenderli tutti. Come mai c'è? Perché non hanno preso l'accordo. In che senso? Adesso li mettono sul barcone, li portano in Italia, noi sappiamo come. Ah, invece di qui si può. Noi possiamo prendere. Ma perché noi sappiamo fare accoglienza. Ah, tutte le volte ti devo spiegare. Senti, voglio salutare anche Claudia Vendramini. Buongiorno Claudia. Buongiorno Claudia e Fabrizio Brancolini. Sì. Buongiorno anche te. Sono stato primo. Io no. Tanto in America vanno avanti le primarie. Mi ha distratto alle camere, sai. Sì, infatti. Elizabeth Warren ha lasciato, tanto comunque era ormai fuori dai giochi. Ma non ho ancora scelto tra Joe e Bernie. Chi? Tra Sanders e Biden, a chi appoggiare i candidati deputati, i candidati che li spettano del Partito Democratico. Si è ritirata, comunque non riusciva. Ah, la Warren. Warren. Ah, Elizabeth. Mentre Bloomberg darà uomini e robot a Biden, lui si è schierato con Biden. Mark. Ma i soldi potrebbero imbarazzare Biden. Guarda che mi ha preso un dolore vedere questo povero uomo Bloomberg doversi ritirare alle primarie. Sì, mi spiego, ha speso i vecchi 1.000 miliardi di lire la candidatura le ha perse. Vi diamo, per chi si fosse collegato in ritardo, vi diamo notizia che da Malindi noi siamo in grado di farvi fare la quarantena da Malindi a una cifra volo diretto con jet privato, diciamo un charter, sì, così sì. Certo, così intanto loro sono tutti da quarantena quindi si può, ecco. sì. Noi organizziamo questo in un bellissimo resort
C'è già lì delle persone che lo stanno facendo, noi ne abbiamo una che spero sia ancora collegata, Morea Tomasi, e quindi lei è andata proprio a testare, a vedere cosa si può fare, e quindi nei prossimi giorni vi manderemo anche delle foto. Buongiorno Giuseppe Fiorini, benvenuto. Sì, buongiorno Giuseppe. No, una cosa importante che noi qui vi consigliamo per combattere il coronavirus è bere un buonissimo caffè del Fanciotto. Caffè del Fanciotto, l'unico caffè testato anche dal coronavirus. Vedete, tac. Non fa venire tutti coloro che vengono al Chioni Caffè, dove sì, siamo noi gli avventori o comunque i consumatori del caffè, non sono malati. Quindi no, è sicuro, è testato, certificato, è testato, che il caffè del Fanciotto fa bene. Sì. Quindi questa è la nostra soluzione, facciamo il bagno anche al caffè del Fanciotto, tanto è che Gianni, Gianni lo beve molto diluito perché prende il Marocco. Sì, prende il Marocco, è lì che è rimasta fregata, Sul Marocco. Sul Marocco. Quando parliamo di Resicar, concessionario Volvo, Hyundai, Nissan nella provincia di Alessandria, lì il virus non c'è, le auto sono disinfettate, potete andare anche a provare, anche a scegliere con dovizie di particolari. Ti danno però lo scafandro per provarla. Sì, così tu non la infetti. Non infetti la macchina. Esatto. Perché il luogo è chiuso. Esatto. Di fianco hai quello che ti insegna. Però probabilmente hanno anche le macchine col sanificatore all'interno. Chiedete, come occhio sicuramente Volvo e Nissan avranno queste. Ma com'è così? Come la bottega della carne. Esatto. La bottega della carne adesso ha delle grosse novità. Mm-hmm. Sta per uscire col, non posso dirlo, il nuovo prodotto, sì, studiato, antivirus, esatto, eh? Si chiama virus, antivirus, sì, dice il tuo amico Gigi. Allora, coltelleria Boido, coltelleria, articoli da regalo, articoli da cucina, non potete uscire, state a casa a cucinare, andate alla coltelleria Boido, prendete gli accessori adeguati e godetevela da casa, anche se fuori c'è la malattia, voi non ne siete. Aspetto il sanificatore dei Windsor. Quando siete a casa che cucinate, potete anche bere degli ottimi vini, andate alla cantina di Fontanile, sono tutti vini certificati non virus free, quindi potete andare ad assaggiare, li scegliete, li portate a casa e ve la godete come si deve, visto che non potete uscire. I Boi Rossi è aperto, il ristorante è aperto. Quindi due buoni. Vi aspettiamo i Boi Rossi, settimana sì, per provare il nuovo chef. Nuovo chef, nuovo menù, due buoi in via Cabur, questo hotel Boi Rossi, nuovo menù eccezionale, veramente lo chef è veramente bravo. E c'è anche lo sconto, questa settimana il lancio del menù coincide con un 30% di sconto che non butterei via. No, certo, certo. Mobili Coscia. Vi devo dire che loro hanno i nebulizzatori di Abuchina sì, nel loft, ogni tanto senti un profumo meraviglioso, sì, sì. È lì che mi è venuto in mente che loro hanno quello dei Windsor. È un offshore delle cucine chic. Sì, sanificatore, tu metti le mani così, vedete. Sembra sei qui dove sterilizzano i ferri, sì, sì. Stessa roba, tu devi mettere solo le mani, tac tac, ed ecco che sta arrivando a portarci il caffè del giorno, il caffè del Fanciotto. Greta, buongiorno. E questa è la nostra cura quotidiana, combattiamo il virus con un ottimo caffè del Fanciotto. Caffè del Fanciotto. Come abbiamo detto prima, certo. Per ora non siamo malati, quindi continuiamo a bere. Meno male. Ma veniamo allora, a mangiare qui da voi. Allora, cosa hai scelto oggi? Allora, un ottimo tonno di coniglio con una giardiniera di carote e un'insalatina di finocchio. Ah, però questo qua questo è un po' particolare. Combattere il virus. Allora, da che ora? Da mezzogiorno. Ecco, da mezzogiorno, perché poi va a ruba. Poi devo preparare. Vi consigliamo di non venire tanto tardi. Questo è il piatto di Greta. Quando voi arrivate, vi sedete, voglio il piatto di Greta. Brava Greta. Brava Greta. Grazie. Poi ci sono altri piatti, se non vi piace il coniglio. Sì, ci sono tre antipasti, tre primi, tre secondi e una marea di dolci. Tutto buono. Senti, ma quando iniziamo a stare qui? Ma adesso, non so, hai qualcosa da fare nel weekend? No. Allora, possiamo cominciare adesso. Allora, vi faccio vedere anche il nostro soggiorno. Aspetta.
Fai fare il sì, ricordo sì. Caffè sopra. Vi faccio vedere il nostro soggiorno. Sì, sotto, ecco qua. Schiaccio qui, allora. Guardate che bello, che meraviglia. Poi abbiamo anche un altro soggiornino di qua. Sì, sì. Questo è per la pennichella del pomeriggio. Sì, sì, siamo in due, quindi due divani. Allora, mentre il barone beve caffè, vorrei ricordarvi che stiamo facendo delle prove per darvi la possibilità di vedere Double News anche sulle pagine del sito di Alex899. Esatto. Quindi uno di ieri, uno di oggi e uno tutti i giorni. E siamo potremmo noi. No, uno di ieri sarebbe tu, sì. Uno di oggi sarei io. E direttamente possiamo andare da Alex. Sì, la novità è questa, che una delle radio più innovative, più dinamiche di Alessandria, che è Radio Alex, c'è un test, un beta, potete anche vederlo sul loro sito, per poter vedere se non avete collegamento Facebook, magari ci state vedendo sul telefonino di un amico, potrete vederci direttamente via web sulla pagina di Radio Alex, quindi ecco. Non la perdete, soprattutto per la musica che fanno e le notizie che sono e soprattutto Radio Alex 89.9, lo ricordiamo, 89.9, tutta la sì. zona di Alessandria, anche su sta web. Per aprire il famoso sondaggio, chi preferite, quello di ieri o quello di oggi? Se non ci vedete bene, rivolgete, volete fare dei filmati importanti. O... Avete da fare il broadcasting della vostra vita, andate da Channel. Channel in piazza. Avete un'azienda esatto. che volete ricordare con un filmato con adeguato, un filmato adeguato. Prodotti che volete presentare in maniera il migliore possibile, avete una concessionaria d'auto e volete registrare dei filmati importanti per presentarla, Channel è... Tutte le news possono passare da Channel. Esatto. Troverete Jonathan Vitali che è professionisti assolutamente affermati, assolutamente disponibili. Ecco, uno dei pochi ad Alessandria che io conosca ad avere la patente per i droni esatto. di qualità. Se volete vedere come lavora, andate sulla pagina Double News in testa, c'è un filmato che sì. gentilmente ha realizzato per noi e vedrete come lavora. Ecco. Ricordiamo ancora la CIA, capo della CIA, la CIA è la Confederazione Italiana Agricoltori e aiuta i nostri sì. amici agricoltori, ma in questo momento con è capo, pronta per il 7.30, anche se ci sarà tempo fino a settembre. Sì, sì, no, fai pure. Appena. Eccolo qua. Per il tuo 7.30 fidati di noi, il nostro è un caffè speciale. E vabbè. In piazza c'è anche l'app, sì. e quindi questa è una novità. Piazza Ceriana e via Mazzini di Alessandria, tutti i comuni principali della provincia di Alessandria. Allora, ancora, se volete trovare un locale adeguato per la vostra quarantena, magari con una vista meravigliosa, un attico, un superattico, andate da Giorgio Repetto, che vi può accontentare sicuramente, è la migliore agenzia della Salina, è via Totti all'angolo di Piacenza, potete contattarlo al 347 45 15 176 45 15. Insomma, no, lei dia pure i numeri. 45 15 176, avevo giù di no, ma no, ma robe da matti. Ma se no, invece fate una festa privata, ovviamente virus free, non potete esimervi dal chiamare The Double, per il vostro allestimento, per i permessi, per gli artisti che devono venire, per la musica missata che provvede a porre Double News, lì sarete sicuri che il risultato sarà garantito. Ecco. Torniamo alle nostre notizie. Vorrei salutare anche Alessandra Farinazzo. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Ecco, Double News vi darà una news la prossima settimana. Sì. Eh? Sì, sì. Non è, novità, sì. è una novità non possiamo ancora anticiparvela, no, però iniziate a prepararvi. Allora, sto per l'operazione di urgenti a Torino per cercare di risolvere il problema del sovraffollamento. Questo in tutti i Piemonte, non solo. Sì, questa è la cosa di Torino, comunque le decisioni del. Grazie, bravo. E vedete, noi abbiamo il nostro elettricista di fiducia, Sala, che è eccolo lì, bello, eccolo lì. Nel caffè dei Panciotti. E quindi le operazioni urgenti sono sospese per liberare il
i ponti soccorsi, liberare i vari reparti che devono essere utilizzabili. Sembra che si chiuderanno gli ambulatori per permettere ai medici e agli infermieri che vi sono destinati di andare a rinforzare i presidi ospedalieri che in questo momento hanno dei problemi, soprattutto per il super lavoro a quale è tenuto il personale, che è in difficoltà. Tutta la sanità è in trincea per il coronavirus, sospese anche le visite non urgenti. Allora, c'è anche la Coppa Davis degli untori. Si è vinta? No. A Cagliari, ovviamente come tutti gli stadi dove c'è una manifestazione sportiva, ieri il presidente del CONI ha approvato la decisione di Giuseppe di chiudere tutti gli stadi. Ecco, Davis di tennis da oggi a Cagliari, Italia, Corea del Sud a porte chiuse. Cioè, noi e la Corea del Sud ci unisce adesso. Sì, no, tutti e due ci siamo. La Coppa degli Untori. La Coppa degli Untori, vero? Sì. Dopo la Cina siamo in. Altra notiziona. Uno di oggi, quello di ieri è Andrea. Ma l'ha fatto per voi, Io parlavo quello dell'Atalanta. Appunto. Dice, perché quegli altri mettono la stessa maglia e loro fanno... C'è un po' di Dio Super Champions, Agnelli da snob che si è fatto da solo e non ha i soldi della famiglia, dice che Atalanta non ha una storia e non è importante, perché dovrebbe andare in Champions lei, vabbè. Guarda i risultati e gli investimenti che fa, poi per pagare i debiti. Certo. Steven, il vostro presidente è giovane, però ha 28 anni. È figlio di Zang. Sì. Però è lui il presidente. Beh, qua ci sono le notizie che. L'industria fa il 3% nel 2019, quando ancora tutto andava bene. Massiai dice, il presidente degli industriali piemontesi, dice che servono nervi saldi ed è quello grave. E quello del 2019 è ancora il risultato di 2 anni di gestione dei 5 Stelle della decrescita felice. Ora c'è anche la scusa per questi fenomeni che abbiamo al governo, che se ci sarà una crisi economica dovuta al virus. Certo. Non è dovuta alle loro decisioni che finora hanno fatto acqua da tutte le parti, aumenti di tasse e tutto. Quindi no. È solo dovuto al virus. Vuoi ancora andare con lo spot, poi andiamo sull'economia, sulle sane? No, adesso volevo finire solo un attimo due robe. Ieri abbiamo parlato della ribellione dei club minori rispetto alla Ferrari sono tutti club minori. Sì, Ferrari, la FIA, le squadre ribelli, irregolarità non dimostrabili, quindi non rompete i ciapette, la Ferrari è la Ferrari, se di irregolarità dobbiamo parlare, parliamo di quello della... è arrivato l'uomo di Neanderthal. Sì. Insomma, quindi è inutile stare a fare tante cose. La Roma sta per cambiare proprietà e a noi questo fa sicuramente piacere. E Roma, no, si dice così, no? Quando arriva un presidente nuovo, tu di pure il tuo parere, chi se ne frega, esatto. Rompi capo MotoGP, pronti a correre anche sotto Natale, annullato il Gran Premio del Qatar, si lavora agli spostamenti del calendario, se dovesse saltare Austin anticipate Jerez o Aragon. Insomma, qui ormai è un problema, probabilmente fino a fine anno non io adesso lo dico chiaramente, l'abbonamento a quella televisione da Zon, finché non ho la certezza del campionato non lo faccio. Danno anche per loro. Certo. Potrebbe essere un vantaggio. Ma buongiorno Anna Marras, buongiorno. Chissà se ci guarda dalla Sardegna. No, questo bellissimo cognome Marras, sì. Mi ha ricordato le coste meravigliose della nostra Sardegna. Tra l'altro mi diceva ieri il nostro amico Franco Turco che a Cagliari c'erano 22 gradi, un cielo meraviglioso e avevano già voglia di estate. Come non capirli? Ho letto quel messaggio sotto la pioggia, nel traffico, con il freddo incredibile. Vabbè.
Seggiolini di abbandono da oggi ci sono le multe, quindi tenetene presente se avete dei bambini piccoli, è molto importante. Per che cosa? Per i seggiolini anti-abbandono. Hanno dato la moratoria scaduta, c'era il tempo per procurarseli, i negozi se sono riforniti, quindi dovreste essere in regola, è una cosa anche importante, non capita spesso, ma è drammatico quando un bambino muore per colpa di queste cose. Ecco, una notizia invece che... momento migliore non ci poteva essere, sì. Udite, facciamo il rullo di tamburi. Ecco, bando per la vendita di Alitalia. Si potrà comprare a pezzi. Sicuramente. Dice, mi dia due etti di nel senso che è già a pezzi, certo, sì, compro, no. Ma sì. Che c'è mi dia un rotore. Sì. No? Vorrei una... Allora, entro il 18 marzo le manifestazioni di interesse, che sappiamo già che neanche Lufthansa è interessata, alla rotazione del piano industriale. E il nostro amico Giuri Cin prevede che i fondi, gli altri 400 milioni che abbiamo regalato all'Italia, finiranno a Pasqua, ed è il problema che vorranno forse andare avanti, perché comunque è un bacino di voti, ma bisognerebbe decidere il fallimento di questa società, perché a questo punto è tenere in piedi un morto, non ha più senso. Qua poi Netflix, con i rapporti di Mediobanca, ha fatto un'analisi dello share dei TG serali. Tutti stanno cercando di muoversi verso il mercato che sta dominando Netflix, quindi news e spettacoli sono quelli che la fanno da padrone. La 7 ha fatto un balzo di share e di ricavi, quindi investirà Cairo nel Toro Calcio. No. E nel 2021 la televisione web supererà il digitale terrestre. Ormai le televisioni così che vanno via internet o i programmi come Double News stanno superando di gran lunga le visualizzazioni normali, diciamo tradizionali. Anche perché, per esempio, alle 7:30 ci sono altre televisioni e radio che sono importanti, che fanno caffè, noi siamo in diretta. Ma buongiorno a Mariella Carmina. Urca, buongiorno, Mariella, benvenuta. Ma guarda, ti mandiamo una serie di cuoricioni, benvenuta. Mariella. Anche Rossana Macchia, la signora della CNN, ormai arriva. Ieri parlava con Trump. Immagino. Era lì, gli spiegava la diversità tra la barbera e il barolo. Sì, è lei. Sì, la nostra signora. Del Monferrato. Sì, del Monferrato. Mariella, dici come si sta in piazza senza di noi? Senza di noi in piazza. Gira il virus in piazza o... Allora. Potresti mandarci anche due brioche all'arancia per il barone. No, e la girella con l'uvetta. Ah, la girella con l'uvetta, sì. Visto che voi fornite con sommo nostro piacere le brioche anche a Melchiorni Caffè, direi la giro brioche con l'uvetta. Sì, però noi vorremmo vedere una foto anche di tutti i dipendenti piangenti, che non ci siamo più noi, perché non ci siamo più noi. Vabbè. Allora, siamo arrivati da Alessandria, anche Riccardo su Alessandria, e a bilancio, morti e contagi, chiusura di due ospedali nella provincia di Alessandria, hanno chiuso Tortone 9 per sanificazione, verrà riaperto Tortone in quanto diventato presidio Covid-19 per la nostra provincia. C'è un'intervista a Federico Fornaro, che cercheremo di avere con noi, penso nella prossima settimana, visto che ormai lavorano solo più il mercoledì. Sì, cerchiamo di averlo, se è possibile. No, questa settimana siamo già impegnati fino a giovedì. Fino a giovedì. Se torna Jenny. Chi può dirlo? 15 giorni di... Infatti, sì, che non abbia avuto veramente. Che non abbia avuto. Sì, vediamo se torna. E quindi dobbiamo farla venire a fine settimana. Ci sono alcune interviste sul piccolo, ecco, come anticipavo prima, calano le PM10, parliamo di smog, si inquina, ma da casa si dice, ci sono un pochino meno di auto, soprattutto sono chiuse le scuole che inquinano, questo è il nostro parere, anche perché il traffico in Alessandria, non essendoci i parcheggi, è obbligato a girare su se stesso per cercare un posto e non sarebbe risolvibile. Qua ci sono un po' di polemiche su chi tocca il traffico non viene rieletto, il piccolo fa un riassunto di quanti hanno cercato di
in passato di fermare il traffico veicolare, parla di Malascagni che aveva introdotto delle vere isole pedonali e zone a traffico limitato, l'unico problema è che non aveva fatto i parcheggi, in centro si stavano morendo tutti, e anche per quello non viene confermato, ma poi vi diremo perché. Piercarlo Fabio, anche lui aveva provato a risolvere il problema, non l'aveva risolto. Comunque la situazione è quella, purtroppo c'è meno gente in giro, le auto non ne vediamo più passare neanche qui in via Kenna, è un problema. È un problema anche intervista nuovamente fatta a Giannina Scacchieri, la nostra amica presidente di Federalberghi, gli alberghi stanno avendo un gravissimo problema di presenze, soprattutto chi viene dall'estero, chi fa viaggi di lavoro, in questo momento ha dovuto sospendere. Si parla di oltre il 90% di disdette, mancate prenotazioni, mancati nuovi arrivi, i ristoranti stanno soffrendo, soprattutto quelli di buona qualità, perché comunque erano frequentati spesso da lavoratori o persone che comunque avevano bisogno di una buona ristorazione. Dicono gli economisti, questo non abbiamo già detto, ci sono loro, che l'epidemia porterà la nostra paese alla recessione, ci saremmo andati comunque grazie alle iniziative del nostro governo, qua si parla di meno 2% del PIL, che vorrebbe dire tanta perdita. Una buona notizia che potrebbe essere importante per i piccoli negozianti è questa intervista a Manuele Orlandi, che certifica come i piccoli negozi stiano lavorando meglio, perché comunque riescono a fare dei servizi door to door alle persone, meno i centri commerciali. Io sono stato con mia madre in un centro commerciale qui di Alessandria, potevamo girare in bicicletta nei corridoi che non avremmo schiacciato nessuno, effettivamente la crisi sta facendo. Fanno delle gare anche adesso, sì, di so. Continuare. Sì, con le moto, sì. Le moto elettriche. Anche. È un problema, guardate che si sta cambiando un po' tutta la geografia, la geometria del modo di vivere. Ci sono delle foto di Alessandria, dopo quelle della stampa che riportavano Venezia, Milano, Firenze, noi abbiamo le foto di Alessandria vuote. Alessandria che sta di vuoto, se va avanti così sarà molto duro, ne parlano anche alcuni negozianti, alcuni baristi che erano abituati a un lavoro frenetico. Le scuole stesse chiuse comportano meno colazioni, meno mamme che si ritrovavano poi consumando qualcosa, meno colazioni. Ecco, da ieri anche i tribunali in molte città d'Italia hanno delle chiusure, limitazioni, eccetera. Sì. Quindi qui la situazione sta diventando complicata. È di notizia che il Comune ha istituito una unità speciale, sì, di amministratori e membri della protezione civile che dovrà monitorare l'applicazione delle regole, l'andamento sanitario comunque dell'infezione nel nostro territorio e la comunicazione precisa e puntuale alla popolazione. Ne fanno parte un paio di assessori e diversi funzionari del comune. La nostra signora del Monferrato, sì, ha ricevuto da Donaldo la notizia, dice, mi ha detto di rispettarmi perché io sto lavorando. E chi dice niente? Grazie. Non è mica piaggeria la nostra nostra signora della CNN. Lei ha 27 televisori davanti, sai, vede tutto del mondo, è onnisciente. Con Donaldo ha questo filo diretto per le notizie sul vino, le nocciole, il riso. Per esempio il riso che prende Donaldo, tu pensi che lo compri dai cinesi? No. Tramite la signora del Monferrato, tra Casalese e Vercelli c'è la piantagione di Donaldo, volevo far vedere il picco che frequenta il nostro tavolo, sì, è un personaggio. Certo. E qua, come avevamo anticipato ieri. Il nostro Raimondo Bovone è uno dei potenziali untori italiani, alessandrini. Era stato alla Cometa quando c'erano. C'ero io di fianco. Bevi caffè De Fanciotto. Il vantaggio è quello, lui non lo beve. Lui non lo beve caffè, quindi è un potenziale
Puntone dice che il ballo gli manca, ma è meglio stare a casa per ma avere... lascia perdere, il ballo ti manca. Ma guarda, doveva andare fuori il tavolo per te. Sì, aveva un po' di tosse. Ma aveva anche una tossina e diceva, ma io ce l'ho tutta, ce l'ho sempre in questa stagione. Io una tosse abbastanza simile, sì. Come si suol dire. Allora, anche il lupo di Alessandro si sta adattando all'emergenza, diversi professori stanno cercando di preparare le lezioni. Secondo me Novarese c'è già tutto pronto. Sì, Roberta Lombardi, numero uno, perché sì. È dinamica e... Cosa ha detto? È una dei professori che è pronta a... Grandissimi, adesso ci alziamo, facciamo dei grandissimi complimenti, congratulazioni alla nostra professoressa Santini. Ah. Che ha avuto un bambino, Vittorio. Fabrizio Santini ha avuto un bambino, gli facciamo veramente tante congratulazioni. Un doppio bacio a Fabrizio Santini. L'unica cosa che mi dispiace è che non l'hai chiamato Riccardo, data la simpatia che avevi nei miei confronti rispetto al barone. Però speriamo di vederti presto qui anche dato che è molto fotogenico, l'ho già messo sotto contratto, eventualmente per pubblicità future sì. abbiamo un'esclusiva. Sono d'accordo anche con la madre. Bene. Questi sono momenti in cui io sento che tu ti muovi bene. Allora, voglio ricordare che l'arte non si ferma, e questo è un bellissimo segnale alle scuderie del Quirinale. Ha aperto ieri forse una delle mostre più importanti dall'inizio del millennio. Sta funzionando, malgrado il virus. E pur con tutte le limitazioni del caso, è aperta la mostra di Raffaello, sì. Con dei capolavori dati in prestito di una bellezza inarrivabile. Una notizia invece per il mio amico Riccardo, che lui però è quello che poi usufruirà del servizio, sì. C'è la possibilità per 9 over 58enni che siano disoccupati di accedere a lavori grazie al comune, in cantieri, comunque in posti dove si lavora soprattutto sulle strade, ed è un posto che Riccardo va spesso a vedere, a dirigere da fuori. Quale? Il cantiere. Sì. Sì, perché c'è sempre lì Lumarel che va a dire. Chiudiamo la trasmissione del venerdì. Vorrei ricordare a tutti che chi volesse già avere un anticipo di questo lavoro, se ha più di 58 anni vuole fare lavoro nei cantieri. Noi qui abbiamo la spiaggia da manutentare, la spiaggia. Da manutenere. Sì, c'è da prendere gli ombrelloni, chiudere gli ombrelloni, esatto. Togliere qualche d'uno non attento, ci ha buttato anche qualche cicca. Bisogna far pulizia e soprattutto c'è da aprire il chiosco. Sì, c'è il chiosco è al di là della, l'abbiamo aperto da parte, della strada. C'è una gara d'appalto. Sì, no, ma non avete il meccanico? Loro sono veramente per così. Arrivasse uno che offre di più, allora. Noi siamo. Va bene ragazzi, è finita la settimana. A Pavia dal 9 incominciano le lezioni telematiche, mentre esami e lauree via Skype. La rivoluzione. Sì. Eleonora ha già ricevuto alcuni podcast dei suoi professori con le lezioni online, perché comunque. Anche lei aveva degli esami in questi giorni, rinviati sine die. È un problema. Va bene ragazzi, grazie, salutiamo Maria, ti invidiamo una cifra perché questo weekend sarà sicuramente umido. Ecco. Allora, noi stiamo organizzando la quarantena Maligni, sì. Per chi volesse volo diretto. Sì. Adesso dobbiamo ancora decidere l'aeroporto qua, sì, di Alessandro o quello di Novi, che forse c'è una pista un po' più lunga. Ma di Novi hanno anche l'ospedale chiuso, sì. Quindi allora quindi possiamo fare avrà il simbolo del virus di fianco, sì del virus e della
della Croce Rossa. Atterreremo direttamente. Allora, ricordiamo che se lunedì non ci ha infettati, saremo nuovamente Jenny Tajani, saremo sì. nuovamente qui con voi. Abbiamo tanti ospiti nella settimana, non vi dimenticate di noi. 7.30, 8.30, l'unico TG che va in diretta in Alessandria mentre gli altri si fanno caffè, le altre radio, la TV, ma sapete, alla sera certo. degli spettacoli online. E ricordando che il turista non vuol pensiero, soprattutto quando la quarantena Malindi è garantita ed è uno spettacolo. Ed è uno spettacolo. Salutiamo Morea, la nostra inviata Malindi per vedere che sia tutto a posto. Per da Morea ci sono dei posti liberi per chi vuole andare. Noi andiamo a fare la quarantena là. Ah, potremmo fare la trasmissione da là? Sì, si può fare. Devi comprarci la parabola satellitare per avere il segnale. No, ma io voglio. La certezza è. E ci portiamo dietro l'attrezzatura per non lasciare. Tutta l'attrezzatura perché non deve essere contaminata. Sì, ma ce la teniamo dietro per evitare che succeda. Certo, qualcosa. Certo. Sì, allora, abbiamo due guardie armate. Certo. Ci vediamo lunedì, cari. Ciao, buon weekend.